In questa lezione cominciamo a trattare davvero il genere Homo, non più creature ancestrali che di umano avevano soltanto l'aspetto bipede, ma vere e proprie specie appartenenti al genere Homo. Si parte con il più antico fra essi, che ha una datazione quasi 2 milioni di anni fa, 1 milione 900 mila anni fa, e che è stato chiamato Homo habilis proprio per la sua capacità di poter utilizzare strumenti non più semplicemente raccolti, ma possiamo dire in qualche maniera lavorati. Quindi c'è un'influenza di Homo habilis su quello che utilizza. È caratteristico proprio per la capacità di lavorare gli oggetti. Il più famoso fra questi oggetti è sicuramente il chopper, ovvero una pietra che veniva scheggiata in modo da poter diventare tagliente. Quindi chopper, che in inglese vuol dire proprio quello tagliente. Era praticamente l'unico strumento vero e proprio che utilizzava, che aveva diversi usi, comunque poteva essere usato in una certa maniera anche come una sorta di arma, per quanto presumibilmente si usava per scoiare le prede. Non era un grande cacciatore, aveva ancora una pelliccia, quindi questi caratteri sono primitivi, tra virgolette, diversi da quelli degli altri generi Homo che seguiranno. In comune con il genere Homo, invece, c'è questo aumento cerebrale molto marcato, quindi una differenza sicuramente negli usi. È probabile che la sua pelliccia fosse meno folta di quella dell'Australopithecus, che aveva una vera e propria pelliccia simile a quella di uno scimpanzé, possiamo dire. Questa invece doveva essere un po' più rada proprio per abituarsi al caldo, anche perché era un animale abbastanza mobile, che lavorava anche di giorno e, come si è notato dal chopper, presumibilmente si nutriva parecchio di carne. Perché la differenza? Le scimmie antropomorfe mangiano occasionalmente carne, gli scimpanzé ogni tanto, molto di rado, ma lo fanno, i gorilla praticamente mai, gli oranghi men che meno, però può capitare che appunto anche gli scimpanzé mangino talvolta carne. La carne ha il vantaggio di rendere l'animale onnivoro. Quindi il genere Homo è onnivoro. Il fatto è che, non avendo più zanne, non avendo denti adatti per masticare questa carne, riuscire a mangiare un animale diventa veramente un'impresa. Per questo comincia l'uso degli strumenti per scuoiare più facilmente le prede. Si nota da questo schema che una delle prime e più importanti caratteristiche degli ominidi, in particolare del genere Homo, è questo enorme aumento della capacità cranica in un tempo relativamente breve. Vediamo che fra il gorilla e lo scimpanzé le dimensioni cerebrali sono praticamente lo stesse, anche se chiaramente il gorilla è molto più grosso, per cui lo scimpanzé risulta più intelligente, con un indice cefalico intorno a 2. L'Australopithecus afarensis è messo anche meglio, un pochino di più, per cui l'indice cefalico è 2,4, l'africano 2,7. Stiamo crescendo, però siamo lì. Cioè non c'è una differenza estrema. C'è un salto molto forte, come possiamo vedere in Homo habilis, dove l'indice cefalico diventa 3,3. Mentre l'Australopithecus aveva un peso di 36 kg circa, quindi molto piccolino rispetto a noi, l'Homo habilis, che ha un peso intorno ai 42 kg, notiamo che l'uomo moderno pesa 58 kg, okay, per darci un'idea, perché dice, oh ma io peso di più, sì, ma è una media. L'Australopithecus africanus aveva un peso fra i 36-37 kg, quindi più piccolo di uno scimpanzé, ma con un cervello un po' più grande di quello dello scimpanzé, quindi si suppone più intelligente dello scimpanzé. L'Homo habilis è nettamente più intelligente. Se poi andiamo a vedere l'Homo erectus, c'è un'evoluzione ancora più forte e ancora più spinta. Come vediamo, l'aumento è sempre maggiore fino ad arrivare ai neandertaliani, che avevano un cervello anche più grande del nostro, anche se l'indice cefalico è più basso. Il più alto fra tutti è stato quello raggiunto dall'Homo sapiens precedente a noi, diciamo quello che noi chiamiamo l'uomo di Cro-Magnon, vissuto qualche decina di migliaia di anni fa durante le glaciazioni praticamente, fino ad arrivare all'uomo presente che ha dimensioni più piccole e un cervello anche più piccolo, con un indice cefalico 5,3. L'Homo sapiens vissuto fra le glaciazioni era 5,4. Problema principale, il parto. Cioè, questa creatura non poteva nascere con un cervello così grande, il volume cranico avrebbe ucciso la madre.
Quindi era necessario adattare le pelvi femminili e un po' anche maschili, perché non poteva esserci una fortissima distinzione fra i due sessi, come abbiamo per esempio nei gorilla. L'effetto finale è che i cuccioli di Homo habilis, ancora di più in Homo erectus, ma già in Homo habilis, non potevano nascere formati, completi, come potevano essere i piccoli scimpanzé, presumibilmente anche gli Australopithecus. Nascevano quindi del tutto inetti, con nessuna capacità coordinativa. Perché? Perché i neuroni, che erano veramente una quantità enorme in un cervello gigantesco, dovevano avere il tempo di assestarsi intorno al corpo. Per far questo era necessario all'incirca un anno. Non è un caso che gli esseri umani cominciano davvero, effettivamente, a relazionarsi col mondo, quindi a saper camminare, a cominciare a dire le prime parole verso un anno di età. Prima di questo periodo sono molto molto incapaci, inetti praticamente in tutto. Questo quindi è un trucco evolutivo che ha permesso alle madri di sopravvivere, per quanto il parto comincia a diventare veramente difficoltoso già in Homo habilis, per diventare drammatico, come sappiamo bene, nell'Homo sapiens e presumibilmente anche nei neandertaliani. Il risvolto interessante è che, proprio perché il piccolo è del tutto inetto, non è più possibile pensare di organizzare la vita come fanno per esempio gli scimpanzé, dove sono le madri a occuparsi dei piccoli. Tutto il branco va dal piccolo, però di fatto basta la madre, perché alla fine il piccolo sa fare, diciamo, sa organizzarsi. Gli si insegnano due cose, già comincia a trovare un modo per scalare gli alberi. Qui no, qui abbiamo una creatura totalmente inetta, quindi tutto il branco deve in qualche maniera collaborare per tirare su questa prole. L'attaccamento fra madre e figlio diventa estremamente più forte, la struttura sociale diventa più sviluppata proprio per sostenere questo nuovo individuo inutile e incapace. Gli esseri umani, che sono la conseguenza di tutto questo, hanno tutti questi caratteri ancora più forzati.